Le cimicide eletti sono insetti appartenenti alla famiglia dei rincoti, sono parassiti dell'uomo e degli uccelli. Negli ultimi anni, con la globalizzazione e l'aumento di viaggi per il mondo, si sta assistendo a un aumento progressivo di questo infestante. Infatti, la cimicide eletti viene chiamata anche l'insetto del viaggiatore. Si introducono in un nuovo ambiente, trasportate soprattutto dai bagagli precedentemente stazionati in un ambiente infestato. E nel giro di poco tempo invadono dapprima il letto e successivamente altri punti della camera. Si nutrono di sangue umano e pungono durante le ore notturne quando la loro vittima dorme. Provocano irritazioni cutanee più o meno gravi a seconda della reazione allergica soggettiva che ogni persona può avere, ma è stato provato che non sono in grado di trasmettere malattie. L'eliminazione dell'infestazione da cimicide eletti non è un'operazione semplice e gli interventi fai da te non sono quasi mai risolutivi. Ecco perché è importante affidarsi sempre a ditte specializzate professionali di disinfestazione. Il primo passo per una corretta gestione dell'infestazione da cimicide eletti è informare e formare il cliente sulla procedura da adottare al fine di evitare la diffusione dell'insetto in altri ambienti e di preparare la camera al trattamento. Le cimici e le loro uova muoiono a temperature superiori ai 50 gradi centigradi, pertanto tutti i tessuti e gli oggetti che possono essere trattati con le alte temperature andranno bonificati mediante lavaggi o trattamento con vapore. Quando tessuti e oggetti necessitano di essere trasportati in altri ambienti, è indispensabile sigillarli per bene in sacchi di plastica, proprio per evitare la diffusione degli insetti in un'area non infestata. La prima fase dell'intervento di disinfestazione è rappresentata dall'ispezione, proprio per determinare tutti i punti di annidamento dell'infestante. Si comincia sempre a ispezionare il materasso, punto focale di ogni infestazione da cimicide eletti. In questo caso abbiamo un'infestazione radicata da almeno 4-5 mesi, pertanto è tutto molto evidente. È possibile osservare sia insetti vivi, sia le loro tracce rappresentate da questi puntini neri che non sono altro che loro escrementi. Ispezionato il letto, si guarda nelle immediate vicinanze di esso, soprattutto il mobilio, le prese, le canaline elettriche, i battiscopa, avendo cura di smontare bene tutto. Anche negli angoli delle pareti e dietro i quadri possono aggregarsi diverse cimici, a volte non sempre ben visibili. Un altro passo fondamentale è la preparazione degli ambienti all'intervento di disinfestazione. Tanto più sgombera sarà la camera, tanto più efficace sarà il trattamento. Quindi inizia il vero e proprio trattamento di disinfestazione. Per bonificare la camera dalle cimici, utilizzeremo il metodo della termodisinfestazione, mediante una macchina che porta la temperatura ambientale della camera a oltre 50 gradi centigradi. In questo modo saranno eliminati sia gli insetti sia le uova. È quello che dà la corrente in generale e fa funzionare la ventola. Questo fa andare metà resistenze, questo fa andare tutte le resistenze. In un ambiente così grande è doveroso farlo andare a 9 kW. Se tu fai una stanza singola di un hotel basta un po' 3,5. Classica stanza con lettino, una resistenza. Qua c'è un termostato che rileva la temperatura che entra nella macchina, l'aria che entra. La P sta per program, tieni premuto P fino a quando lampeggia la temperatura. In questo caso la impostiamo a 54 gradi, insomma, una buona temperatura. E premendo P viene riportata la temperatura dell'aria iniziale. L'unica regola che ha questa macchina è che quando tornate a prenderla per portarla via, dovete spegnere le resistenze e lasciare scaricare il calore per almeno 10 minuti, perché le resistenze sono roventi, superano i 100 gradi. Se noi spegniamo l'aria, rischiamo di bruciarla. Cosa da fare è buttare nell'area più esostrata e lasciare un po' di spazio dietro per permettere il pescaggio dell'aria all'incirca 1 metro.
Rispetto al tradizionale trattamento chimico, la termodisinfestazione risulta il metodo più efficace e soprattutto più ecologico, in quanto elimina l'infestazione con un unico trattamento, mentre con il chimico sono necessari dai 2 ai 5 trattamenti e non utilizza insetticidi dannosi alla salute e all'ambiente. Come si può vedere, tutti gli insetti sono morti e anche le loro uova sono state eliminate. Adesso bisogna solo pulire e riordinare la camera.